tradizione rispettata anche a Pesaro, ieri mattina oltre 50 persone, uomini e donne di ogni età, hanno sfidato le acque non certo gradevoli, anche il mare un po' agitato, per il tradizionale tuffo di Capodanno. Prima di entrare in acqua, la consueta foto di gruppo aspettando Alessandro Bischi, che dal 1995 organizza l'evento, riprendendo una precedente tradizione risalente agli anni 70. Continua la tradizione, com'è andata quest'anno? Dunque, quest'anno è andata ancora meglio, perché è stata diverso, perché col mare mosso capita raramente, quindi è stata un'esperienza diversa dall'anno scorso. È più inebrianti, come si usa dire. Da quanti anni prosegue questa tradizione? Io ormai sono, dunque, io sono più di 20 anni, però ho cominciato anche un 30 anni fa. Il promotore è stato Alessandro Bischi, è stato con una persona che ricordiamo spesso, tutti gli anni che non c'è più. E hanno cominciato da 2-3 e piano piano il gruppo è aumentato. Quest'anno direi che mi viene qualche perplessità di dire: ma l'ho fatto? Non ci credo ancora, sono veramente cotto e freddo, sardonato, però molto contento. E l'acqua, come sapete, se volete vi do una mano per gelarvi e spero di scaldarmi a questo punto con un bel cappelletto, ragazzi. Ah, guarda, io ormai sono un po' di anni che ci vengo, è sempre un divertimento, ma il primo tuffo è quello più duro, dopo vai come una viola. Come si affronta questa sfida? Ah, niente, ma facciamo i grappini, poi parti, corri e via. Un'emozione come sempre, l'acqua veramente bella e non troppo fredda, è gustosissimo, veramente molto brillante e frizzante come tutti gli anni. Non è vero. Quest'anno è stato difficile, sì, rispetto all'anno scorso. Infatti le gambe hanno perso la funzione, se mi prendessero a frustate non sentirei niente. Però bellissimo, un'emozione che vale comunque e sempre la pena provare. Auguri!